cordiale buon pomeriggio, gentili ascoltatori dal Twente Stadion di Enschede Olanda, un cordiale buon pomeriggio da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Serena Mancarella sono pronti a raccontarvi la finale per il terzo e quarto posto dell'edizione 2022-2023 della Nations League. Un minimo di coreografia, un minimo di spettacolo anche ad introdurre le squadre in campo per gli inni nazionali con le bandiere di Olanda e Italia all'interno del terreno di gioco, e dal centro lo stemma della UEFA Nations League, la bandiera che incorpora tutte quelle delle nazionali che hanno partecipato al torneo in questa edizione. La respinta della difesa olandese, il recupero di Raspadori che viene però fermato da un avversario, si trattava nell'occasione del numero 6 olandese, quindi di Buffer, con la sfera che è finita fuori dal campo. La rimessa laterale già operata dagli azzurri, che costruiscono un gioco, dobbiamo dire, con una certa precisione anche partendo dalle loro retrovie. Stiamo cercando di farlo, naturalmente si corre poco, la partita arriva proprio, è l'ultima, sì. prima delle vacanze, fa anche piuttosto caldo, poco meno di 30 gradi, AFA, attenzione Italia. Con il cross di Marco verso il secondo palo, non può arrivarci Frattesi, c'è Gnonto in area di rigore, attiva proprio Frattesi a destra, il traversone che parte, il tentativo di sforbeggiata di Retegui, poi Raspadori, tacco di Marco e siamo avanti noi. Esattamente al sesto minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale al Twente Stadion di Enschede, Italia in vantaggio per 1-0, grandissimo gol di Federico Di Marco, collo esterno sinistro, da sinistra, posizione decentrata all'interno dell'area di rigore, a cercare, a trovare l'incrocio di pali alla sinistra del portiere olandese, praticamente spazzolando le ragnatele e facendo finire il pallone in fondo al sacco per l'1-0 in favore dell'Italia. Tutto troppo facile però per l'Italia, il gol è bello, parte tutto quanto da Di Marco, il primo cross, poi il pallone ritorna ancora da quella parte, ma liberissimo Retegui di cercare di coordinarsi per la rovesciata a vuoto, così come Raspadori con Dumfries che guarda, bel colpo di tacco poi da parte del giocatore del Napoli per il collo pieno angolatissimo e imparabile di Federico Di Marco. E quindi al sesto minuto cambia il parziale al Twente Stadion di Enschede, l'Italia in vantaggio per 1-0, la rete di Federico Di Marco. C'è anche un pallone che gira con una lentezza estrema, quasi estenuante, alla fine arrivano sì ai... Adesso messa male l'Olanda dietro, grande spazio per Di Marco a sinistra, vediamo se parte il cross arretrato, Raspadori carica il tiro, Gnonto arriva col sinistro, poi Frattesi, rete, c'è la posizione di fuorigioco, crediamo di Frattesi, l'arbitro ha convalidato il gol e il 2-0 degli azzurri con Frattesi, questa volta la sfortuna che ci aveva in qualche modo condannato nella rete e della Spagna nella finale ci ha premiato con un rimpallo che è andato a finire sui piedi di Frattesi a pochi metri dalla porta avversaria, impietoso il giocatore del Sassuolo a distribuire con il sinistro in fondo al sacco, dovrebbe essere tutto regolare, Di Marco ovviamente. In posizione regolare. Sì, Di Marco in posizione regolare, poi Di Marco che entra nel rigore da sinistra, osserva il piazzamento dei compagni, c'era Raspadori al limite. C'è sì, assolutamente Gertruda che tiene in campo Frattesi e che tiene in gioco Frattesi. Frattesi che non ha difficoltà a battere da pochi metri Bilov, 2-0 per l'Italia, il raddoppio che arriva al 20° minuto. Frattesi si è ripreso con gli interessi, quello che gli era stato tolto per questioni di centimetri nella partita contro la Spagna. Soprattutto il primo gol con la nazionale, non l'aveva presa bene con la Spagna, questa volta il sorriso è molto aperto, la vera gioia di Davide Frattesi, anche se c'è il controllo VAR in corso. Sì, c'è un controllo VAR, sinceramente. Da quello che abbiamo visto noi, ecco, un tocco con il braccio, ecco, questo potrebbe essere il motivo per una volta. Tocco con il braccio. Tocco con il braccio. Tocco con il braccio, non so se di Frattesi, in realtà bisognerebbe rivedere l'azione, non ci crede Frattesi. No, infatti mi sembra una cosa abbastanza. Tocca il petto, tocca il petto. Noi tocca chiaramente il petto. Sì. Però vedere tutto, ma insomma fischi del pubblico, pare, giocatore inglese. Pare che non abbia voluto vedere i giocatori azzurri, quello annullato. I giocatori azzurri che si fanno incontro al direttore di gara, che lo ripetiamo, è il signor Nyberg della federazione svedese, che sta dando adesso spiegazioni agli uomini di Ronald Koeman, che evidentemente le cercano, le cerca anche Retegui, e no, è Frattesi che dice guardate che l'ho controllata col petto, non l'ho toccata con il braccio, anche Ronald Koeman ha mani in tasca e maniche di camicia arrotolate, più tranquillo Roberto Mancini che siede in panchina con il suo solito
perfetto aplomb, con la sua solita eleganza, osserva semplicemente ciò che sta accadendo al centro del terreno di gioco. Non abbiamo ancora capito se questo gol, anzi il gol non è ancora stato convalidato, bisogna ancora vivisezionare le immagini e capire se Frattesi ha colpito il gol. In realtà è stato convalidato, perché comunque l'Olanda, certo, ha rimesso il pallone al centro del campo, quindi a vedere bisogna capire se non sarà revocato. Vediamo se non sarà revocato. No, l'arbitro dice che gol, che 2-0 per l'Italia, e quindi ribadiamo al 20° minuto il raddoppio di Frattesi. Ci sono i fischi di disapprovazione del pubblico olandese, l'Italia che conduce per 2-0, ma proprio il pallone controllato con l'addome, mai con il braccio. Non capisco perché ci sia voluto tutto questo tempo per andare a controllare una cosa che era sembrata lunare, solare, chiediamo scusa, anche in presa diretta, anche col pallone in velocità. Difesa degli azzurri, infatti un passaggio piuttosto complicato che viene intercettato, Retegui ancora una volta, Van Dijk non gli concede spazio. E allora Miners sulla corsia di sinistra, Gakpo ferma il pallone, si accentra, mette palla sul destro, il cross che parte, Berkin è solo lì davanti, un dribbling, palla sul sinistro, e questa volta c'è il gol dell'Olanda. Con Berkin esattamente al 23° cambia il parziale, al Twente Stadion di Eskede ha segnato Berkin, ora l'Italia è ancora in vantaggio, sì, ma solo per 2-1. Sì, alla fine è arrivato il gol, troppi palloni concessi, troppo spazio, in questo caso Berkin è stato molto bravo, è stato freddo, ha lasciato che Di Marco andasse in scivolata, lo ha mandato a vuoto, è un'Italia che si è abbassata a troppo, così come l'ha fatto anche nel secondo tempo con la Spagna. Qui magari anche fortunato il giocatore della nazionale olandese, favorito da un tocco di testa lì a Buongiorno, però è riuscito a trovare bene lo spazio, conclusione angolatissima e molto potente per il 2-1 dell'Italia, ma per il gol che dimezza lo svantaggio dell'Olanda. Vendita acerbia ancora una volta in anticipo sugli avversari, poi Cristante che lotta alla meglio sul campo, servito Frattesi, anzi proprio Retegui, cerchio centrale del campo, Retegui poco reattivo adesso come tutti gli azzurri, Cristante che si arrabbia con i compagni perché dice vabbè non ne state prendendo una, adesso il contrasto vincente di Marco, il pallone per Frattesi e c'è spazio per Chiesa per andare in contropiede, 3 contro 3, attenzione, Chiesa in area rigore, Chiesa, passo doppio, sinistro, porta vuota, rete! Federico Chiesa ha portato a 3 le reti degli azzurri al 27° minuto nel corso del secondo tempo. Bellissimo il contropiede del giocatore della Juventus che ha evitato l'avversario, è entrato in area e con un piatto molto lento ma molto preciso ha beffato il portiere avversario. Federico Chiesa ha portato a 3 le reti della nostra nazionale, ma insomma c'è una protesta degli olandesi, ma l'intervento di Di Marco era assolutamente regolare, peraltro è stato lui a perdere lo scarpino sulla pressione di chi portava il pallone dagli olandesi. No, Wijnaldum ha perso lo scarpino, Di Marco va a cercare il giocatore olandese per riconsegnarglielo, c'è ancora proteste, anzi no, adesso Di Marco questo lo infila. E poi Donnarumma che va da Dumfries, che a sua volta cercava di influenzare l'arbitro come a dirgli oh vai lì, mettiti là che abbiamo segnato il terzo gol. Donnarumma molto arrabbiato con Dumfries, eccoli, gli dice ma stai zitto, adesso si mandano a quel paese anche con Frattesi, anzi Dumfries e Frattesi, un po' di rabbia, no? Un po' di rancore da parte del giocatore olandese che milita nell'Inter. Il gol è assolutamente valido, siamo al 28° minuto nel corso del secondo tempo, ora l'Italia ha ristabilito le distanze, 2 gol di vantaggio sugli olandesi e un cambio ordinato da Roberto Mancini da catturare per Gigio Donnarumma. Ecco Acerbi con il sinistro largo, cercare compagni, il colpo di testa di Spinazzola, prova a farsi vedere da quel lato del terreno di gioco, ancora una volta Pellegrini perde il pallone, poi Bergwijn al limite, Verman in area, attenzione, la conclusione, la rete, questa volta regolare da parte di Dumfries se non andiamo errati, o di Giorgino Wijnaldum se non andiamo errati, che ha messo sotto la traversa questo pallone, la nostra difesa colta impreparata perché insomma è stata bucata centralmente da questa intuizione di De Jong proprio per Wijnaldum che è entrato in area, ha battuto con il sinistro superando Buongiorno e mettendo il pallone sotto la traversa di Gigio Donnarumma in uscita, 45 minuti sul cronometro, ora l'Italia conduce per 3-2, un po' di disperazione di Roberto Mancini che allarga nuovamente le braccia, sembrava aver archiviato questa finale valida per il terzo e quarto posto, il gol ci sembra assolutamente regolare in questa occasione, non credo ci sia nulla da verificare, insomma infatti così è, calcio e davvio che viene affidato agli ultimi ovviamente con Zaniolo, retropassaggio
per Acerbi. Adesso saranno minuti molto molto complicati per la nazionale di Roberto Mancini, che dovrà resistere all'assalto presumibile degli avversari, ora pressato da Zaniolo, la metà campo avversaria, perché l'aveva bloccato all'interno della propria tre quarti, si è lasciato sopravanzare da De Jong, che ora lo rimette al limite. Il salto di Ache, attenzione, pallone lì, c'è un tiro di Cobb Miners, c'è la deviazione di Toloi, c'è il pallone sul fondo, c'è l'ultima opportunità per l'Olanda, 55 minuti e 10 secondi. Vediamo se l'arbitro ci manda a casa o ci vuol far passare la serata qui allo stadio, che per carità è piacevole, ma magari ci avvertisse, visto che sono passati 11 minuti dalla fine della partita e ci sembra abbastanza, insomma, c'è il rinvio della nostra nazionale. La partita finisce qua. L'Italia ha vinto contro l'Olanda per 3-2, battendola al Twente Stadium nella finale tra il terzo e quarto posto. Abbracci tra tutti i giocatori in campo, adesso molto sportivi, e dobbiamo dire che è stata una vittoria meritata. A noi non resta quindi che darvi la successione delle reti. Nel primo tempo i gol di Di Marco e di Frattesi, poi è arrivato Berghi nella ripresa ad accorciare le distanze, il 3-1 messo a segno da Federico Chiesa, e poi nella finale Berghuis, che ha cercato di dare fiato e speranza ai giocatori olandesi azzurri, che hanno resistito e hanno mantenuto quel vantaggio fino al termine della partita dopo 11 minuti di recupero, e si aggiudicano la terza posizione nella Nations League in attesa della finale di Rotterdam di stasera tra la Spagna e la Croazia. A me non resta che ringraziare gli attivi ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Serena Mancarella per i più che mai interventi accanto a me, opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia ha battuto nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League l'Olanda per 3-2, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento. Thank you.